video di oggi voglio mostrarvi come potete ottenere un mosso boccoloso tipo questo, vedete? Quindi un mosso morbido abbastanza definito, bello boccoloso, semplicemente usando dei bigodini, quindi assolutamente senza usare ferri caldi, quindi sarà un tutorial rapido di dimostrazione che spero possa esservi utile perché secondo me comunque è molto d'effetto. Alla prossima! Per prima cosa lavate i capelli con un prodotto che sia districante e che elimini il crespo già in fase di lavaggio, quindi provvedete ad usare maschere, oli, quello che volete, insomma, l'importante è che i capelli siano morbidi. E poi provvedete ad asciugarli normalmente, potete asciugarli completamente come faccio io se già avete comunque un capello che regge bene il boccolo, oppure lasciarli leggermente umidi se invece non tiene molto il boccolo il vostro capello. Poi li pettinate per bene con una spazzola delicatamente per non spezzarli. Prendete i bigodini. Questi sono di capello point. E, i bigodini ci sono di varie lunghezze, vedete? Questi sono uno più lungo e uno più corto, in base alla lunghezza dei vostri capelli. Questo più corto va bene per le ciocche superiori che sono scalate, quindi un po' più corte. Questo più lungo va bene per i capelli che stanno più sotto, che sono leggermente più lunghi. Quindi io comincio di solito dalla frangetta davanti, che è un po' più corta, e avvolgo il bigodino in questo modo, vedete? Quindi il bigodino è sostanzialmente verticale e avvolgo la ciocca intorno e poi chiudo bene le due estremità. E il bigodino deve essere, il boccolo deve essere fermo, non si deve muovere, perché se è fermo viene bello definito, altrimenti viene un po' moscetto, schifosetto, insomma. Poi provvedo a dividere i capelli in sezioni. Ci sono tre modi per mettere i bigodini. Quello che vi ho mostrato prima, che è sostanzialmente il primo metodo, ovvero semplicemente di tenere il bigodino verticale e avvolgere la ciocca intorno. E questo fa un effetto proprio di boccolo bello stretto, diciamo. Il secondo metodo invece è di avvolgerlo dal basso verso l'alto, la ciocca dal basso verso l'alto e di chiudere poi il bigodino. In questo modo viene un po' più voluminoso, un effetto un po' meno boccolo definito. E il terzo metodo è come il secondo, ovvero il bigodino è comunque orizzontale, ma si avvolge dal basso al contrario praticamente. E questo è come prima, dà un effetto meno definito, però un po' più sul tipo mare, effetto boccolo largo e un po' disordinato, insomma. Dividete i capelli in ciocche e cominciate ad applicare i bigodini nel modo che preferite. Io preferisco applicare il bigodino con il primo metodo, soprattutto per le ciocche superiori, perché mi piace avere il boccolo bello definito. Magari per le ciocche inferiori alterno un po', uso un po' tutti i metodi, diciamo. Quindi applico, vedete, il bigodino in questo modo e lo chiudo, sempre con una presa bella salda per tenerlo bello stretto. Poi applico, lo faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, vedete, uso sempre lo stesso metodo del bigodino verticale perché amo molto i boccoli stretti e definiti, soprattutto per le ciocche superiori sono un po' più corte e quindi è meglio dargli un po' di definizione. In questo modo chiudo bene, poi passo al settore dietro, praticamente faccio la stessa cosa. Ovviamente più la presa è stretta, quindi più il bigodino viene chiuso con forza e in modo proprio stretto, più viene un boccolo definito. Per la ciocca dietro, che non si vede benissimo come la sto applicando, però sto applicando il secondo metodo, ovvero l'avvolgo dal basso verso l'alto, perché appunto in questo punto mi piace che il capello sia un po' meno piatto, un po' più voluminoso, quindi semplicemente per questa parte posteriore uso questo metodo, ma non è che dovete per forza usare questo metodo qui, insomma, quello che più si adatta ai vostri capelli. Stessa cosa per la ciocca sottostante. Questo metodo è un po' meno facile da chiudere perché comunque non vedete bene, però semplicemente si avvolge su se stesso, vedete? Viene tipo un ciccettino piccolino. Idem dall'altra parte. Chiudo.
E poi quello inferiore, che resta sempre per ultimo perché è quello più difficile da raggiungere solitamente, sempre dal basso verso l'alto per non fare un'acconciatura troppo piatta, appunto, per dargli un pochettino di volume anche dietro. E anche perché in questo punto è più semplice da chiudere in questo modo, perché comunque non vedete. E ecco l'effetto finale. Allora, trascorsa un'ora e mezza, andiamo ad aprire i boccoli ed ecco l'effetto. Non vi spaventate dall'effetto che è un po' antico, un po' vampa antica, perché è normale che appena togliete i bigodini, i riccioli sono molto definiti, anche troppo, insomma l'effetto è un po' finto, perché sono appena tolti. Vedete, però sono belli perché sono definiti, nonostante sia trascorsa soltanto un'ora e mezza, vedete com'è definito bene. Potete poi applicare per esempio una spuma, a me non piace molto applicare la spuma per tenerli in posa perché seccano i capelli. Preferisco usare una cera, ma quello diciamo ve lo farò vedere successivamente. Quindi li aprite con molta delicatezza uno per uno, senza tirare troppo, e vedete la forma è molto bella. Quindi non vi spaventate appunto da questi boccoli old style, perché trascorse un paio di ore, praticamente naturalmente si abbassano un pochino e tendono a prendere una forma più naturale. Si aprono, si separano un pochino e quindi l'effetto dopo un'oretta è molto migliore. Ecco qui abbiamo aperto tutti i boccoli, poi potete passare le dita diciamo in ogni boccolo e per aprirlo un po', tipo come sto facendo in questo momento, li aprite un pochino con delicatezza senza proprio rompere il boccolo, li aprite un po' in questo modo. Vedete, comunque anche se li aprite mantengono la curvatura, non è che la curvatura si toglie. Vedete, resta comunque il boccolo, semplicemente si divide in pratica, quindi è comodo. Ed ecco qua tutta la capigliatura boccolosa. Allora, trascorse un pochino di ore praticamente dall'aver tolto i bigodini, no? E i capelli scendono un pochino, si ammorbidiscono e quindi avete questo effetto in pratica molto più naturale, cioè non avete più proprio quei boccoli un po' troppo definiti, si sono un po' aperti, quindi sono anche un po' abbassati e vedete tutto è un po' più naturale, comunque composto. E a questo punto potete usare per esempio un pochino di cera, tipo questa, io uso quella della questa qui della Santè, che è una cera completamente naturale, proprio per rendere questo tutorial il più naturale possibile, proprio perché danneggi il meno possibile i capelli. E quindi prendete un po' di questa cera, e io ho questo specchietto simpaticissimo in mano, tipo così ne prendo, e la scaldo un pochino tra le mani, diventa tipo cremettina. In pratica la distribuisco sulle dita in modo da fare una distribuzione omogenea, diciamo. E poi vado praticamente a picchiettare semplicemente i bigodini, i boccoli, perché dico bigodini? Vado a picchiettare i boccoli così, in modo da dargli ancora più definizione. Questa cera, che è completamente naturale, nutre anche il capello, comunque lo rende molto idratato, più idratato rispetto a quelle cere sintetiche da supermercato. Quindi appunto picchiettate leggermente e vedete il... sicuramente il mosso diventa morbido, composto comunque, non è crespo e i boccoli comunque sembrano sani e naturali. Quindi anche semplicemente una picchiettata così, se hanno perso un po' la forma potete anche eventualmente ridargliela. Quindi anche la frangettina qua che prima era tutta scomposta, vedete adesso è molto più... Anche la frangettina adesso è molto più composta e vedete con l'effetto finale che è molto bello. Spero che il tutorial vi sia piaciuto.